attendo sotto la pioggia in questa giornata autunnale e rifletto. Voglio parlare del rifugio, un termine che forse sembra abbastanza astruso, ma ben lo sanno i buddisti, no? Quanto il rifugio sia un elemento cruciale nella nostra esistenza. Loro dicono trovare rifugio in Buddha. In fondo potremmo dire che anche i cristiani trovano rifugio in Cristo. Pensiamo alle monache che parlano di spose in Cristo. Trovare rifugio, se voi ci pensate, è l'attività principale di ciascuno di noi. Pensiamo alle origini, sentirci protetti dalla mamma, dal seno buono, da un abbraccio o comunque da un ambiente amorevole, sentire la sicurezza di un luogo appunto protetto e quanto il fatto magari di non averlo ricevuto influisca sulla nostra vita. Quindi trovare rifugio in qualche modo vuol dire trovare un posto dentro di noi, che non è solo un posto emotivo, è soprattutto un posto mentale, cioè avere un'idea, identificarsi con un ruolo, un modello. Pensiamo a chi si identifica con l'essere di sinistra o l'essere di destra. Pensiamo a chi si identifica con la scienza oppure con la religione, ai laici e agli scettici oppure ai credenti o ai mistici. Oppure pensiamo ai tifosi delle squadre di calcio, oppure pensiamo, no, a chi si identifica con una nazione, con un particolare credo, con una particolare visione del mondo. Alla fin fine ognuno di noi combatte, diciamo così, per sostenere e mantenere la validità del rifugio che ha trovato. Solo che quello che ci si dimentica con questa foga di trovare un rifugio, un posto tranquillo dentro di noi, una immagine con la quale identificarsi, è che tutte queste immagini di noi stessi, tutti questi tentativi di raggiungere una sicurezza esteriore, non arriverà mai da nessuna parte. Tutte queste, diciamo così, ideali, visioni, credenze, appartenenze dovrebbero essere viste come una porta, un dito che indica la luna famosa, una porta che ci dice guarda oltre, rispetta quello che credi, rispetta la tua posizione diversa da quella degli altri, ma renditi conto che ciascuno con la posizione che sceglie è su una soglia e se vede bene la barca. E che cosa trova oltre quella soglia? Semplicemente se stesso. Noi stessi, il sé, non ha spazio, non ha tempo, non è. È soggetto, non è un oggetto, non è qualche cosa con la quale dobbiamo identificarsi. Quando noi riusciamo a percepire la connessione con il sé, in psicologia lo chiamiamo sé, ma potremmo chiamarlo il divino, potremmo chiamarlo lo spirito, potremmo chiamarlo l'essenza stessa o la forza stessa del vivente. Se noi ci fermiamo, stiamo in silenzio e in ascolto, diamo l'opportunità per creare quel vuoto oltre il pieno di tutte le varie ricerche di sicurezza, ricerche di rifugio, ci accorgiamo che tutto è rifugio, ci accorgiamo che siamo costantemente abbracciati, sostenuti, protetti. I cattolici lo potrebbero chiamare la misericordia divina,
ma non è un concetto esterno che viene da un Dio fuori di noi. È la natura stessa del nostro essere. Siamo rifugiati nell'essere. Siamo sostenuti, protetti e nutriti. Siamo sempre a casa. Sarebbe molto più facile in questo modo vedere le nostre identificazioni, le diverse posizioni, i diversi tentativi di ogni anima di cercare un po' di tregua, un po' di rifugio, perché l'ha persa, perché ha perso il contatto con se stessa. Quanto più siamo in rifugio nel sé, in noi stessi, nell'essenza, quanto più possiamo vedere le posizioni degli altri e avere quella compassione che ci dice: guarda, ciascuno sta cercando il suo personale rifugio, ciascuno sta cercando il suo, potremmo dire, come diceva il buon Battiato, centro di gravità permanente, quel luogo dove sentirsi a casa, protetto, al sicuro.